Cominciamo questa puntata dei Blitz friulani qui da Mozzana del Turniano, dove si sta svolgendo la fiera del tartufo bianco, quello di pianura. Andiamo a sentire dalla protezione civile come sta andando la situazione. Mo stai là? Lavoro, perché la gente ne approfitta, vuole andare di qua, non vuole camminare perché hanno dovuto... Dopo la palette o domani mare? No, non so, basta, la palette è già è grave. No, si va al mare con la palette? Sì. Si va la via. Però se fai arrabbiare, vedi che lui è... Mi conosce ben, mi conosce per fortuna. Non fai meglio lui? No, io lasci passare. Lui invece è tranquillo, perché che era più... Sì, alle femmine c'è. Allora che è importante. Perché le pastissute le femmine. Hai visto che state tantendo? Sì. Com'ora qui è, però un'ora fa era tanto traffico di pedoni, insomma, di appassionati al tartufo. Insomma, è una specialità, tagli di far conoscere il territorio. Sì, perché anche una giornata un po' che... umide, per non dire bagnate. Tipiche da zona, dai. Sì, e per dire la verità, Muzzana che è nominata perché come tu mi hai. Allora, come stai là la giornata? Ma la giornata sta andando bene, speriamo anche nel tempo, comunque tutto positivo. Ma voi non mi tutto plo e dome un po' di fumate, chiaramente. Sì, a mi tutto dome un po' di fumate, comunque cerchiamo, insomma, speriamo, no? Mm-hmm. Che il tempo tenga e comunque c'è un bel flusso di persone. Ma comunque ben veduto che lei interessa in Udbe, perché insomma è novità, gli fa conoscere un territorio. Parlate, no, ma magari per chi che arriva di fuori. Assolutamente sì, è questo, insomma, penso il motivo fondante della festa, no? Bene. Quindi speriamo bene. Buongiorno, come sta andando? Così. Si aspettava di più un movimento? Esatto, vediamo nel pomeriggio se c'è un po' più un movimento, dai. Uh-huh. Ma comunque insomma, dai, la fine della giornata, no? Sì, esatto. Abbiamo fatto anche ieri, già ieri è andata bene, dai. Non ci lamentiamo. Bene, dai. Non ci si può lamentare. No, no, no. Uh-huh. Abbastanza. Ma insomma la gente ha risposto bene, secondo lei? Sì, girano, guardano. Uh-huh. Qualcuno compra. No, poca roba, però insomma l'importante è quella buona, no? Sì, certo. Beh, cosa c'è di bello? Buongiorno. Vediamo la signora che sta facendo la sua offerta. Beh, almeno vediamo che insomma c'è movimento, no? Sì. Ecco. Per i bimbi sempre movimento. Ci mancherebbe, no signora? Prima loro e poi tutti gli altri. Giusto. Sfonda una porta aperta. Eh sì, se manca i bambini manca il mondo, no? Ci mancherebbe, no? Sono quelli che fanno ripartire la vita, no? E viva i frus. Bene. Grazie, ciao. Grazie. Come sta andando? Ciao. Dai, non male. Non male. Da che zona arrivi? Dalla Costiera Amalfitana. Ah, bene, bene. Abbiamo un laboratorio in Costiera Amalfitana. Uh-huh. E nulla. In genere siamo sempre sulla piazza del Friuli. Insomma la gente sta rispondendo bene? Sì, allora. Sì, dai. È un po' il tempo che è un po' così. Ma caldo perché è caldo. Però dai. Guardate che non piova. Così. No, esatto, anche perché ieri mattina ha piovuto, ci ha creato un po' di problemi. Andiamo a sentire anche questo stand, come sta andando? Come sta andando? Ma insomma dai, col sole andrebbe meglio, è un po' così. Ma se fosse troppo caldo magari ci si lamenta lo stesso, no? No, non ci si lamenta il caldo, no, andrebbe meglio senz'altro. Certo, però la gente, avete visto qualche riscontro? Il riscontro è un trend un po' negativo rispetto all'anno scorso, già da 2-3 mesi. Non solo in questa fiera. Insomma la gente è un po' meno invogliata a uscire. Penso di sì, credo più legato al meteo comunque. Anche questa è una fiera un po' particolare legata al tartufo, quindi la gente ci viene volentieri. Bene, andiamo a Paluzza a vedere come butta l'aria. Buongiorno. Ah, bene, una bella festa. Oggi il tempo regge un po' meglio di ieri. Gente, ce n'è, speriamo che ne venga ancora. C'è settore secondo lei che la gente ha voglia di comprare? Ma se sono le cose buone, secondo me sì, la gente sa ancora apprezzare le cose buone e anche disposto a spendere magari qualcosina ancora sul mangiare. Ma l'importante sono che ci muovono. Ma speriamo, dai. Buongiorno, buongiorno. Allora, potete chiamare anche per Furlane? Sì, allora, siamo tutti salati. Benissimo, non sono io a livello didattico, fa io di zecca Muzzana Vinca, in Tazzili di Science, ma sono venuto di questi animali ungulati, che a volte non erano, come si in plains, e mi appoggiato in questi trofei, che il trofeo lì se poi io da 2 quintali mesi, che era il record a livello nord Italia. E bene, insomma, sin chi ha dato una mano all'associazione, se la fa vivi il paese. Ecco. Insomma, che conta è che chi alza addosso non vanno a battere, ma tiri anche le rubi giusti, no? Certamente, seguire le regole della regione
e fasinghe di tutto per mantenere il periodo della nostra selvaggina che continua, che stia di sempre in maniera sana e salubre, che non si vada a disperdere il patrimonio delle faune, insomma, no? Sì, in primis noi a voler bene alle faune. Claro che i prevalenza non si chiazza d'oro, però i tignini ai nostri besti, che è il concetto. Ecco, se vi ho di cacco il chiappie, se roba buina isa di chi sti sbagli. Ma qua si caccia il cinghiale adesso. Si caccia il cinghiale dopo. Gli ultimi anni abbiamo sempre cacciato le anatre, uccelli da Mazurins, Sarsenis, i Zanevrons, e tradizionalmente il Fagan. Dice la verità, comunque ci ascolti anche i vegani, ma mi pare che anche lui è la stessa mese. Sì. I Zanevrons, magari con un effetto di... Ma no, è la fine del mondo, se peggiate che passi in Drescomo, non abbiamo più il territorio adatto a chi passò a cogliere questi ordini. Una volta era la Jugoslavia, si fermava in tal confine, come va in Drescomo. Van via Drezze, non spassi. Quindi loro a chiudere. Sì, senza... Sì. Comunque compensa, vieni il cinghiai, dai. Ma confermi gli allori. Ma sì, confermi che io, solamente che purtroppo avvien dalle leggi che non us protegging. Mm-hmm. Cioè non us danno le possibilità, non us dicono di copà, però un certo momento occhio quello, occhio quell'altro, certi di una banda, di senso di case, ormai è aumentato le case, una volta si viveva le case, si viveva col mangiare, con tutto quanto, vuoi come vuoi, purtroppo è un sport, esportare tutto, no, è il costo, è un costo veramente eccezionale, dopo nessun aiuto e pile nel cazzadoro, e il cazzadoro alza vite miracoli dalle selvazine. Invece vuole intromettersi, che non interessa, non sa neanche dall'ILES, non si fa in dall'ILES, che non si fa in proprio ridi, non si fa in proprio contro di tutto. Purtroppo viene di assetaio e tase. Purtroppo, però io alle tante anni che sono a Chiazze, ieri le libertà, si rispettava, si sapeva, invece voi è un strazzale, Ruben. Non le più belle delle Chiazze, è diventate colpe le politiche, colpe cui che vorrei, ma però non le più come una volta. Bene. Veramente. Ho il pit stop fatto dall'associazione qua dei cacciatori, continuiamo il nostro tour. Come vai? Bene. Guarda se facciamo birra. Sì, facciamo birra. Agricola, agricola artigianale, quindi agricola con filiera garantita. Perché come al tono è ben tutto questa alternativa? Sì, oltre che l'artigianale che comunque dà un indice di qualità, anche l'agricola, quindi insomma le coltivazioni dal Wardin direttamente dal Ciampa e dopo garantendo tutta la filiera fino alle birre. Ecco, la regione sai che sta investendo su questa roba. Sì, anche perché che ho sin... Questo è Bolzonello che mi ha di bene. Sì, a parte comunque il Friuli è l'unico in Italia che ha dalle università e le specializzazioni in birrificazione. Quindi se uno ha la propria voglia di fare le scuole vere, insomma è importante. Le chatte. Dopo avessi anche qua, avessi l'aghe particolare. Sì, anche le aghe è importante, nel senso che sono ridotte chi da basse con tutte le empirica di sali e quindi arriva a una migliore estrazione di dolci componenti dal malto. Allora non resta che assaggiare. Certo, insomma. Alla cipolla di Cavasso e della Valcosa. Sentiamo la signora. Buongiorno. Ci racconta un po' questa esposizione particolare. Allora, noi siamo un presidio Slow Food, uno dei 9 presidi friulani. Produciamo cipolla rossa di Cavasso e secondo il disciplinare, che è molto rigido, viene intrecciata e quindi viene venduta in treccia da 1 chilo, 2 chili o mezzo chilo. E poi abbiamo i trasformati. Noi produciamo cipolla rossa, prugna e aceto balsamico, cipolla rossa, arancia e peperoncino, cipolla rossa, pomodoro e pepe, il frico con la cipolla rossa di Cavasso, come vede non ci si può... Ma cosa di particolare la cipolla rossa? È una cipolla molto digeribile, molto delicata, non fa piangere in sbucciatura. E la particolarità è di essere, diciamo, bianca all'interno. Fu dai denti, da brass furlans, è com'è del stomi? Ah, com'è del stomi, sì. È un nutraceutico, diciamo che è ottima mangiata cruda, proprio perché è molto digeribile ed è molto richiesta. È particolare perché è piccola? No. Allora, ci sono trecce di varia pezzatura, come le dicevo, le trecce da 2 kg ad esempio hanno una cipolla un pochino più grossa, e partono diciamo da una pezzatura di 50-70 grammi fino a 3 etti addirittura alle cipolle. E,
appunto vengono intrecciate perché anticamente le donne trasportavano questa cipolla nelle gerle, attraversavano i vari paesi e quindi era comodo da trasportare e anche per conservare, perché venendo appesa, diciamo, si arriegia da tutti i lati, non tocca per terra, e quindi diciamo era anche una necessità, diciamo, di conservazione. Diciamo che tra le cipolle rosse è quella che si conserva maggiormente. Perché riesce a sposarsi questa campagna, montagna, poi c'è la grave, no? Da quella parte. Sì, allora, diciamo, è su un terreno leggermente in declivio, ha un'insolazione circa 12 ore al giorno, si produce nella zona appunto di Cavasso Nuovo, in particolare, che è in provincia di Pordenone. Friuli Occidentale. Friuli Occidentale. E basta, sì, niente di... Insomma, viva la cipolla di Cavasso Nuovo. Certo, sicuramente. Andiamo in Veneto adesso, sconfiniamo Radicchio Rosso di Treviso. Sì. Cosa, che cosa particolarità vuoi... per i non addetti ai lavori? Beh, è un radicchio tipico della zona di Treviso. La nostra parte si dice la Drake Romana. No, che non lo so cosa vuol dire tradotto. No, è tradotto, sarebbe radicchio rosso, veniva chiamato la Drake Romana. Allora, il radicchio rosso di Treviso è perché è nato a Treviso, prima di tutto, poi è un territorio che perché fa parte di alcuni comuni di Treviso, Padova e Venezia, quindi un territorio ben definito, e in questo caso è IGP perché segue il disciplinare IGP, certo. Quindi è un prodotto di IGP. Purtroppo in questo momento non ne ho IGP perché l'ho venduto tutto stamattina. Beh, vuol dire che insomma il mercato tira. Il mercato è andato bene. Sì. Poi nasce, diciamo, a livello del mare. Nasce in pianura e nasce soprattutto, la cosa importante è l'acqua di Risorgiva, e quindi noi ci avvaliamo dell'acqua del Sile, che è la sua caratteristica proprio di nascere in quel tipo di acqua. Senta, ma lei da che zona arriva? Io sono a Treviso, comune di Treviso, cioè la mia azienda è dentro il comune di Treviso, sì. Quindi dovrei essere autentico, magari ho una faccia non bella, ma però sono autentico. Però è importante insomma che radichi buono. Sì, questa è la cosa importante. Grazie e buon lavoro. Grazie. Tornino in Chiarnie, vedi la Malga Alta Carnia. Carissimi, buonasera. Allora, come vai? Molto bene, grazie, tutto a posto. Qualche banca per parlare? No, preferisco italiano. Che televisione? Telepordenone. Telepordenone. Allora, come sta andando? Molto bene, grazie. Beh, alla festa del tartufo veniamo tutti gli anni, è già la 7ª edizione e abbiamo sempre creduto in questa festa sin dall'inizio, perché è una festa che si sposa bene anche con i prodotti, nonostante il tartufo non c'entri con il formaggio di Malga, ma il nostro è un prodotto del territorio, dell'Alta Carnia, per cui è comunque la clientela che apprezza il tartufo apprezza anche i sapori forti sul formaggio. Sì, buon lavoro. Grazie infinite. I tartufi, Qua abbiamo proprio i tartufi, Pesaro Urbino, vediamo. Allora, come sta andando? Bene, molto bene. Da quanti anni che partecipate a questa manifestazione? 7. Sì. Ogni anno molto bene. Si chiama proprio l'odore, no? Cioè... Sì, qua dentro poi è... speciale. Sì. Una curiosità, quanto viene al chilo? 2500, invece il nero estivo 500. Uh-huh. E quanto ne fate in un anno? Darle una cifra esatta non saprei, perché tra l'altro il titolare non è qui, è lui che... Bisogna avere un cane da tattoo. Assolutamente sì. Sì, il vanghino e soprattutto la giacca. Bene. Buon lavoro. Sì, grazie. Come sta andando? Un attimo le passo la mia titolare. Barbara, ti cercano. Allora, Barbara la vediamo impegnata. La titolare. Impegnata a fare i toast. Sta andando abbastanza, dai. Meglio di ieri. Speriamo in una serata di maggior successo. Insomma, la giornata continua e soprattutto la gente si rinfocilla. Un po' di, almeno sul mangiare non disdegna. Già sono. Riprendiamo la linea, allora come sta andando? Molto bene. Bene. Siamo molto contenti, c'è tanta bella gente e c'è tanta birra, quindi tutti felici. A Fiumi o a Canali? A Fiumi, sì dai. Senti, quanti anni che proponete il vostro prodotto? Dal 1999. Mm-hmm. Abbiamo 5 tipologie diverse di birra, sono tutte integrali, non pastorizzate, non microfiltrate. Partiamo da una Chiara Pils, stile lager poco luppolata, molto semplice. Poi abbiamo un'ottima birra alla canapa, dove la base è la stessa, solo che in più fasi della produzione aggiungiamo fiori, foglie e semi di canapa che coltiviamo, parte insomma di questa canapa coltiviamo la sua Sauris. Abbiamo una rossa Vienna, abbiamo una rossa affumicata per rimanere in tema Sauris,
giustamente per lo steak affumicato e il prosciutto della Wolf, e dopo abbiamo l'ultima nata, diciamo, che distilla un American Pale Ale fatta con dei lupoli americani, leggermente più fruttata, leggermente più amarognola, insomma, uno stacco. Sei una brava operatrice di marketing. Addirittura! Cioè, non... stai andando a martello che Mentana a confronto nelle carte. Diciamo, mi piace parlare. Ecco. Bene, allora adesso noi assaggiamo. Decisamente. Bene. C'è buino lago fresco di Ludario, o c'è buino lago fresco di Ludario, o c'è buino lago fresco di Ludario, o c'è buino lago fresco di Ludario e regolare. Volentioli un nuovo raggio par portalo, volentioli un nuovo raggio par portalo, volentioli un nuovo raggio par portalo, volentioli un nuovo raggio par portalo a Cividad. Cividad ponto, Cividad no è novino ma un ponto, Cividad no è novino ma un ponto, Cividad no è novino ma un ponto di città. Di uno bando al trail sario li dichiato, bando al trail sario li dichiato, di uno bando al trail sario li dichiato, di uno bando al trail sario li dichiato.